Siamo a Rimini, dove Benelli presenta la sua nuova Urban Cruiser, la 502C. Già dal primo colpo d'occhio sono evidenti gli stilemi tipici del mondo custom. Sella bassa, pedane avanzate, largo manubrio che in questa realizzazione trovano un ideale baricentro nel voluminoso serbatoio da 21 litri. Piace per forma e realizzazione il faro anteriore con profilo LED a teschio, che contribuisce non poco a dare carattere all'insieme, soprattutto nella vista frontale. Il posteriore viene caratterizzato dalla linea della sella slanciata, in particolare nella zona riservata al passeggero, che dona dinamismo e leggerezza grazie anche al gruppo ottico integrato nel codone. Il cuore pulsante di questa 502C viene condiviso con Leoncino e TRK. Si tratta del bicilindrico parallelo bialbero 8 valvole di 500cc, capace di 48 cavalli a 8500 giri minuto e una coppia massima di 46 newton per metro a 6000 giri. Viene alimentato da un doppio corpo farfallato da 37 mm. La frizione è multidisco in bagno d'olio, il cambio a 6 rapporti. La ciclistica si fonda su un telaio in traliccio di tubi di acciaio che viene completato anteriormente da una forcella upside down con steli da 41 mm di diametro e un'escursione utile alla ruota di 125 mm, mentre al posteriore troviamo un forcellone sempre in traliccio di tubi su cui agisce direttamente un monoammortizzatore regolabile nel precarico molla. Le misure caratteristiche virano verso il mondo cruiser con un interasse di 1580 mm, un canotto di sterzo inclinato di 27,5 gradi, avancorsa 104 mm ed un peso in ordine di marcia di 220 kg. I cerchi in lega da 17 pollici calzano pneumatici Pirelli Angel GT nella misura 120-70 all'anteriore, 160-60 al posteriore. La terna di dischi si compone all'anteriore di una coppia di elementi con profilo a margherita da 280 mm di diametro, semiflottanti, su cui agiscono una coppia di pinze ad attacco radiale e quattro pistoncini, mentre al posteriore troviamo un disco fisso da 240 mm morso da pinza a due pistoncini contrapposti. Posizione di guida in stile cruiser ma molto furba, sì, perché le pedane sono avanzate così come il manubrio, peraltro largo ma senza esagerazioni, quindi bastano davvero pochi chilometri per entrare in piena sintonia e divertirsi anche nel guidato. La sella 750 mm da terra permette ovviamente di poter manovrare la nostra Benelli con grande facilità e poi piace per la sua conformazione a U che dà tanto sostegno. Il comfort è garantito dalla sua ampiezza anche a fine giornata. Decisamente confortante il comportamento tra le curve della 502C, scende in piega con grande facilità, mi viene da pensare, in virtù del baricentro basso e della sezione del pneumatico posteriore relativamente limitata, ricordiamo è un 160. Non occorre contrastarla al manubrio anche quando alziamo il ritmo, rimane anche stabile a centro curva, nonostante come vedete oggi l'asfalto sia piuttosto malconcio. Un comportamento che innalza in misura tangibile la sicurezza attiva e che invita ad alzare il ritmo. Ecco, in questi frangenti allora aiutiamo la 502C a chiudere convenientemente la traiettoria con opportuni movimenti del busto all'interno della curva. La taratura delle sospensioni piace, è sì turistica ma senza per questo limitare il piacere di guida. La forcella anteriore vanta una buonissima progressività in grado di fungere da filtro efficiente contro le sconnessioni dell'asfalto, anche quelle più importanti, mentre il monoammortizzatore è una risposta più secca, limitando leggermente il comfort quando l'asfalto è regolare. Per contro sarà sempre capace di contenere il beccheggio anche in uscita dai tornanti più stretti. Il bicilindrico di 500cc piace per la sua generosità, è capace di riprendere in sesta dai 2000 giri senza rifiuti, fra l'altro risulta molto equilibrato il tasso di vibrazioni appena avvertito
convertibile intorno a 6.000 giri, ma mai fastidioso, lo rende amabilissimo anche sulle lunghe percorrenze. Piace la spinta morbida e costante di cui è capace tra i 3 e i 6.000 giri. Nella guida più dinamica è inutile andare a cercare qualche residuo cavallo insistendo con le marce basse, perché le variazioni di velocità già dai 7.000 saranno meno significative, rendendo conveniente anticipare il passaggio al rapporto superiore. Davvero ridotto al minimo l'effetto on-off. Il cambio convince a qualsiasi andatura, veloce e preciso quando si alza il ritmo, rimane poco contrastato anche se usato spesso sotto coppia, come nel caso della guida in città. La frenata mostra una morbidezza all'attacco a prova di neofita, tantissima modulabilità, e la potenza c'è, ricordiamoci, solo nelle decelerazioni più importanti, di tirare la leva al manubrio destra con più intensità. Caratteristiche che renderanno questo impianto di facile gestione anche per i meno esperti. La Bedelli 502C è già disponibile nelle concessionarie ad un prezzo di 5.990 euro nelle colorazioni nera o rossa, 3 anni di garanzia inclusa. Allora fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se vi è piaciuto il video e volete mettere un like siete come sempre i benvenuti, e se ancora non siete iscritti al canale YouTube di Onnimoto, beh allora fatelo adesso.